Politico che abbia la forza di intervenire anche nella politica italiana, perché ormai è chiaro che, e speriamo che sia più rapido possibile, che il governo Berlusconi è al tramonto, ma la dico per me, non vogliamo farci fregare un'altra volta come nel 2006. Ma vogliamo che il cambiamento sia un cambiamento di facciata, un'alternanza sotto lo stesso comando. Ormai la lettera della BCE ha un pregio. Il pregio è quello di averci chiarito qual è il programma di tutti i governi dell'alternanza, a meno che non ci sia un politico, un gruppo dirigente, una rappresentanza che dica gentilmente, senza volgarità, quella lettera la rimandiamo ai mittenti e non ne rispettiamo neanche le lettere. Questa per noi è la discriminante. Chi vuole rimandare questa lettera al mittente sta con noi, chi se la vuole accettare, correggere, mitigare, non sta con noi. È una cosa semplicissima, è una cosa, come si dice nel linguaggio della politica, costituente. Noi siamo in questo, siamo in una fase in cui le grandi scelte morali e materiali, le grandi scelte economiche sono costituenti della politica. Essere contro Marchionne, contro Draghi e contro Trichet è costituente. Visto contro Marchionne, Draghi e Trichet qua, chi è con Marchionne, Draghi e Trichet sta di là, chi sta in mezzo sparirà, scusate la rima. E allora voglio dire, per sintesi e per conclusione, noi abbiamo proposto 5 punti. In questi 5 punti li vogliamo approfondire naturalmente. Ovviamente il primo è non pagare il debito. Qualche compagno, diciamo molto radicale, ci ha fatto obiezioni, ma volete aiutare la borghesia a non pagare il debito? Tranquillizziamo. Volete affamare le vecchiette che hanno, le compagne pensionate che hanno qualche bobo? No, noi diciamo una sola cosa: gli interessi sul debito italiano sono oggi al 7%. Una cosa che no, il PIL italiano cresce lo 0,5%. Questi interessi si chiamano, con questo rapporto al PIL, con una definizione tecnica, usura. Noi non possiamo pagare l'usura. Siamo fondo usurai d'Europa, fondo usurai d'Italia. È la premessa. Quindi questo non vuol dire che non vogliamo la patrimoniale, che non vogliamo la lotta all'evasione. 5 minuti. Vogliamo tutte queste cose, ma la patrimoniale, la lotta all'evasione, il cambiamento della struttura della spesa pubblica, a partire, sentiremo poi qui il messaggio che ci manderà, e ci ha fatto un grande piacere, Zanotelli, per la campagna contro le spese militari a cui aderiamo subito. Il cambiamento della spesa pubblica, che vuol dire una cosa che anche qui non dice più nessuno: via le spese militari, via i costi delle missioni di guerra subito. Ecco, queste cose qui non devono servire a pagare il debito, devono servire a pagare case, scuole, ospedali, istruzione, formazione. Vogliamo questi soldi per noi. Fino a pochi giorni fa, quando una parte della Commissione Europea, perché gli inglesi sono contro, ha dichiarato che forse fanno una piccola copy tax, di fronte al fatto che gli inglesi hanno detto che sono contro, Barroso ha detto: ma guardate che noi alle banche abbiamo già dato 4.600 miliardi di euro perché non fallissero. E attualmente si sta discutendo non dei 400 miliardi, ma di 3.000 miliardi di euro che vengono dati non per ripianare il debito. Questo è il grande imbroglio.
ci dicono bisogna impedire che si ripiani il debito. No, bisogna impedire che perdano profitti o che vadano male le banche che detengono il debito. Questi soldi vanno alle banche e non al debito, e neanche al debito pubblico, vanno ai profitti delle banche. Questi 3.000 miliardi li diano a noi, ai cittadini, agli investimenti, alla scuola. Questo serve per l'economia. E qui diciamo con chiarezza, questo debito non può, non deve essere pagato. Ci vuole un'altra politica economica. È stato il momento del default della terra, cioè dal 27 settembre in poi l'economia della terra, l'economia della competitività consuma più risorse naturali di quello che la terra riesce a integrare. Questo è il default che ci preoccupa. Anzi, se posso dire, ci preoccupano tre default: quello della terra, quello delle famiglie, dei cittadini, delle persone che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese neanche più a pagare i mutui, a pagare niente, pagare le tasse all'università, e quello dei diritti civili e sociali, delle espropriazioni di democrazia che abbiamo. Questi tre default sono quelli che ci sono, i nostri default. Quello delle banche è il loro default. Noi siamo creditori, noi siamo creditori. Questo è il punto. Da qui viene la nostra piattaforma. Infine concludo, la democrazia, questa parola di cui si riempiono le bocche tutti, la democrazia, il popolo deve decidere, il popolo ha deciso. In Italia il popolo non decide un cavolo, non decide assolutamente un cavolo. Allora, qualcuno mi dice, avete in mente qualcosa? L'Islanda, perché no? Piccola, l'Islanda. Vogliamo decidere, sì. Perché hanno così paura? E sì, io penso anch'io che oggi come oggi probabilmente la maggioranza del popolo italiano è ancora convinta che bisogna pagare questo debito, che non si può fare diversamente, che bisogna litigare, sì, tagliare, qua, là, insomma, non si può fare a meno di tagliare. Bene, io penso che questa sfida noi la facciamo a mare aperto. Se siete così convinti di avere ragione, fateci votare, fateci decidere, permettete che siano in campo due alternative, quella che dice accettiamo la lettera dei vincoli europei e chi dice basta con questi vincoli europei, vogliamo una nuova economia, facciamole scontrare, vediamo chi dice, ma non hanno il coraggio di farlo. E sapete, non solo perché non hanno paura, hanno paura che magari chissà può succedere qualcosa, ma anche perché questo gli rompe i giochi del paniere, perché ci deve essere ancora una politica finta che litiga su tutto tranne sulle cose vere, e questo aprirebbe uno schieramento diverso, aprirebbe scontri su piano diverso, romperebbe questa ridicola alternanza. Io lo voglio dire, non facciamo finta che gli indignati spagnoli non parlino di politica, che siano i vecchi movimenti. Gli indignati spagnoli chiedono la proporzionale perché vogliono avere un Parlamento che sia specchio del paese, e non sono in lotta contro un governo di destra, sono in lotta contro un governo di sinistra che ha adottato tutta la politica della destra. Questo è il punto di fondo che noi vogliamo affrontare oggi. Quindi vogliamo costruire un movimento politico. No, tranquillizzo tutti, un cartello elettorale, Dio ce le scampi e liberi. Non questo. Noi vogliamo costruire un movimento sociale e politico che intervenga su tutte le questioni della politica, partendo dal rifiuto della schiavitù del debito, che oggi è la schiavitù dei popoli. E su questo voglio concludere dicendo due cose. Uno, a un'obiezione che ci è stata fatta, siete diventati improvvisamente nazionalisti. Dico no, io mi sento internazionalista, io voglio che tutti i popoli europei rovescino la dittatura delle banche. Cominciamo da noi, ognuno fa i conti col suo pezzo di dittatura, ma è un progetto comune. Noi, qualcuno mi ha detto, volete che l'Italia esca dall'Europa? A parte che è impossibile con la geografia, perché è così, si sta dentro, come dice
gli ex paesi dell'est, no, magari si può dire ex paesi comunisti, ma dell'est sono rimasti, no? Quindi, allora, l'Europa è questo. L'Europa oggi è sotto una dittatura speculativa e bancaria. È questa dittatura che deve uscire dall'Europa, non noi. Sono i popoli dell'Europa che devono riconquistare il potere della democrazia. Infine, come andiamo avanti? Come andiamo avanti? Noi proponiamo che questa assemblea, se saremo tutti d'accordo, sia l'avvio di un percorso. Sia l'avvio di un percorso. Un percorso vero, in cui vogliamo approfondire i famosi 5 punti. La Confindustria ci ha copiato. Ieri ci sono 5 punti della Confindustria. Vi garantisco che non sono gli stessi. 5 però coincide. Ci sono 5 punti che noi proponiamo, che si concludono con la richiesta di una vera democrazia e di una pratica di una vera democrazia. Una democrazia ovunque, anche e prima di tutto nei luoghi di lavoro. Non voglio saltare questo punto. L'accordo del 28 giugno è l'unica cosa realizzata finora della Banca Europea, di cui la Banca Europea è contenta. Noi siamo contro quell'accordo e mi vale l'argomentazione che cioè, quell'accordo non è quella mostruosità dell'articolo 8 che distrugge tutti i diritti del lavoro, che ricostruisce un principio medievale per cui un'azienda prepotente e un sindacato venduto possono decidere in un territorio di non applicare la legge. Una cosa mostruosa, ma questa cosa ci ha aperto la strada l'accordo del 28 giugno. Dice ieri il giornale della Confindustria, il Sole 24 Ore, lubrifica, proprio questa parola, lubrifica l'articolo 8, non ne rende più agevole l'applicazione. Ecco, noi siamo contro queste lubrificazioni, quindi quelle siamo per dire esattamente no, e per cui nella democrazia al centro. La democrazia, c'è anche la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro, la democrazia sociale, la democrazia dei movimenti. Quindi andremo avanti, se siamo tutti d'accordo, proponiamo un percorso, facciamo assemblee nei territori, cerchiamo di costruirci e di organizzarci, oggi gli interventi, lo so, un po' litigheremo, devo parlare io, perché è evidente, non siamo una struttura democratica, siamo una prima incontro, ma vogliamo diventarlo. E quindi ci diamo appuntamento, se siamo d'accordo, a dicembre, dopo un percorso di discussione, in una nuova grande assemblea come questa, dove diamo vita effettivamente al movimento non dentro. Spero che riusciamo a fare tutto questo percorso assieme, perché ne abbiamo bisogno noi, ma noi non siamo poco ambiziosi, ne hanno bisogno tutti quelli che lottano. Grazie.